Allora Flavio, ti faccio innanzitutto i complimenti per il settimo gol in campionato, un altro bellissimo gol, però vorrei partire dal finale di una favola, quella di Alberto Libertazzi. Sì, ma negli spogliatoi siamo stati tutti felicissimi perché comunque abbiamo vissuto anche noi, stando a stretto contatto con Alberto, un dramma calcistico, perché poi alla fine di questo si è trattato un infortunio molto grave, diverse ricadute che purtroppo anche mentalmente hanno un po' condizionato la stagione del ragazzo, che oggi penso si è visto nei 20 minuti che ha giocato, comunque c'ha potenzialità. E alla fine, prima della partita, io gliel'avevo detto, gli avevo detto: guarda che questa è la partita giusta per lasciare un segno importante, e anche se ne giochi una, come ben sai Daniele, sono uno che le cose se le sente, e quindi a fine partita insomma mi ha abbracciato e gli ho detto, io ti avevo detto che avresti segnato, e spero insomma che sia l'inizio di un altro cammino per lui. Assolutamente, anche un po' la testimonianza di questo calcio che molto spesso, soprattutto tra gli addetti ai lavori, ci si diverte, ci si applica a dipingere come qualcosa fatto soprattutto di numeri, ci si preoccupa della media playoff, ci si occupa, si preoccupa dei punti che mancano, però basta un guizzo, basta un tiro che va in un determinato modo e si realizza una favola e tutto cambia. Certo, questa è la realtà, nel senso che molte volte le partite sono episodi, sono giocate singole. Questo è comunque il bello del calcio. Noi ci siamo tirati fuori grazie a un gran lavoro di squadra, ma anche perché, come ho sempre detto, ognuno di noi ha sempre dato il massimo, e quindi alla fine i valori, penso, tecnici sono usciti. E sicuramente, anche se oggi abbiamo pagato forse un po' il caldo, il campo che non conoscevamo, che era veramente giocare sui carboni ardenti, però per fortuna abbiamo portato a casa una partita che per noi era fondamentale nell'ottica playoff, che ora abbiamo raggiunto matematicamente, e aspettiamo l'ultima giornata per vedere se li potremo disputare. Andando proprio alla partita, voi l'avevate pronosticato, insomma, alla vigilia che avreste trovato un avversario motivato, disposto comunque a vendere cara la pelle. È stato proprio così perché la Provercelli ha giocato a lunghi tratti una grande partita, c'è stata la difficoltà di fronteggiare un caldo afoso, uno dei primi caldi afosi e anche un ambiente abbastanza ostile, però nonostante tutto ce l'avete fatto. Ma sì, noi comunque l'ambiente ostile poi alla fine è relativo, nel senso che mi sembra che ci siano più novaresi che gente dei Vercelli. Comunque siamo contenti ovviamente per loro, perché sappiamo quanto vale questa partita, ma al di là di questo per noi valeva proprio 3 punti fondamentali per poterci entrare i playoff. All'inizio siamo partiti un po' a contratti e sinceramente anche io insomma mi sentivo un po', diciamo, ho accusato un po' il caldo, però poi alla fine, dopo il gol loro, ci siamo svegliati. Fortunatamente è arrivato il mio pareggio subito, che ha risistemato un po' le cose immediatamente. Poi nel secondo tempo ci siamo messi là con calma, abbiamo fatto girare meglio la palla, e alla fine siamo stati insomma anche fortunati e bravi nel credere fino alla fine di trovare un risultato che poi ci ha premiato. Diciamo che il leone ha sbranato la pecora. Certo. Come avevo pronosticato, abbiamo fatto la parte dei leoni, anche se oggi era un po' in affanno, però per i primi calli, non era abituato. I leoni di solito nella savana, a Novara si doveva ambientare un pochetto, quindi pure lui ci ha avuto un po' dei problemi, però alla fine siamo contenti che abbiamo vinto. Diciamo, ha individuato la preda, se l'è giochicchiata un pochettino e l'ha sbranata all'ultimo. Sì, diciamo che tante volte però quest'anno qualche partita non ci è andata così. Per fortuna questa, che era poi fondamentale, invece è girato tutto a modo, e quindi siamo contenti. Grazie.